Radio Mi Piace. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Buon martedì 13 febbraio. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, come abbiamo detto ieri in chiusura di puntata, sarà sicuramente una settimana più serena quella che vivremo. La vittoria contro il Frosinone, infatti, rasserenato un po' tutto l'ambiente biancorosso. Puntata odierna dedicata all'analisi del momento del Bari, numeri alla mano, ma vi proporremo anche una breve intervista ad un ex calciatore del Bari e non mancherà la nostra consueta chiacchierata con un allenatore esperto del campionato cadetto. Allora partiamo subito, puntata tutta da seguire, ma prima di iniziare vado a salutare Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Ciao Nicola, buongiorno a te, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Linee aperte sin da subito per i nostri radioascoltatori e tifosi del Bari, contattateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro sondaggio odierno che riguarda questo momento dei galletti. Quello che vi chiediamo è: secondo voi il Bari è uscito dal tunnel della crisi oppure no? Potete commentare sulla nostra pagina Facebook, Tanto non capirai, Orgoglio Barese su Radio Mi Piace, un post per commentare la trasmissione. Allora, come quasi ogni martedì, diamo un po' di numeri per analizzare al meglio questa fase del torneo per gli uomini di Fabio Grosso. Beh, con l'ultima vittoria ottenuta contro il Frosinone, il Bari balza nuovamente in vetta alla speciale classifica dei punti conquistati tra le mura amiche, ben 28, primo posto da dividere proprio col Frosinone. Ma Bari che continua invece a perdere posizioni nelle classifiche relative alle marcature. Ora la squadra di Grosso è addirittura settima con 37 gol realizzati, guida questa speciale classifica l'Empoli con 54 marcature. Ma squadra di Grosso che continua ad essere tra le squadre che hanno vinto più gare in questo campionato, sono infatti 11 i successi stagionali, mentre la squadra biancorossa ha un rendimento da zona playout per quanto concerne le sconfitte, ben 9, e quart'ultimo posto in questa speciale graduatoria. Il dato positivo che emerge più degli altri riguarda il raffronto però tra il girone d'andata e quello di ritorno. Nel primo caso infatti la compagine biancorossa dopo 4 giornate aveva raccolto solo 3 punti frutto della vittoria casalinga contro il Cesena la prima giornata. In questo girone di ritorno invece i ragazzi di Grosso hanno conquistato un punto in più, cioè 4, vale a dire punti frutto della vittoria contro il Frosinone, del pareggio di Cesena. Numeri non esaltanti, ma sicuramente un più 1 fa sempre bene. Un altro dato interessante riguarda i biancorossi andati in rete. Con Kozak salgono a 14 i calciatori che hanno segnato almeno un gol in questo campionato di B, giocatori ceduti compresi. Luca, su quale numero o dato vorresti soffermarti? Beh, mi soffermerei insomma su questo più 1 rispetto al girone d'andata per quanto riguarda il totale dei punti realizzati, perché fondamentalmente è un Bari che ha iniziato questo girone di ritorno peggio rispetto a quanto avesse iniziato il campionato. La differenza direi che c'è stata tra le prime 4 partite del girone d'andata e le prime 4 del girone di ritorno è stato forse proprio nell'atteggiamento in alcune gare, soprattutto nel modo di affrontare le partite, nel modo di interpretarle. Ricordiamo che nel girone d'andata il Bari ha perso sia ad Empoli che a Frosinone, però si è giocata la partita assolutamente alla pari, cosa che invece non è avvenuta per esempio contro l'Empoli qui al San Nicola. Quindi direi che è questo che un po' ha condizionato, se vogliamo, tutti i nostri giudizi, piuttosto che insomma il mero aspetto legato alla classifica.
Ecco, diciamo che la differenza rispetto al girone d'andata è che lì comunque, anche se c'era un punto in meno, c'erano state una serie di sconfitte, comunque era un Bari che, aveva perso contro Empoli, Venezia e Frosinone, però era un Bari che giocava bene, che aveva messo in difficoltà l'avversario e che non meritava di perdere queste tre partite. Nel girone di ritorno invece, fatta eccezione per la gara contro il Frosinone, si è visto un Bari quasi, come possiamo dire, arrendevole, che ha perso in brutta, in malo modo le partite contro queste dirette avversarie. Quindi va bene il più uno, però non è stato un bel Bari come quello del girone d'andata. Intanto ieri, seduta pomeridiana di allenamento per i biancorossi sul campo dell'antistadio, la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica con mini partite a campo ridotto, seduta differenziata per Libor Kozak per una leggera distorsione alla caviglia destra, seduta differenziata anche per Sissé e Oikonomu. Invece è perfettamente riuscito l'intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, a cui si è sottoposto il centrocampista Agnello Salzano. Il calciatore è stato seguito dall'equipe del professor Mariani presso la clinica Villa Stewart di Roma. In bocca al lupo a Salzano, speriamo in un pronto recupero. Per quanto riguarda quest'oggi, seduta ad allenamento mattutina alle ore 10:30 all'antistadio, poi alle 12:30 ci sarà una conferenza stampa che verrà tenuta dal centrocampista / difensore biancorosso Luca Marrone. Da un Luca all'altro, Luca, questo infortunio di Kozak, distorsione alla caviglia destra, insomma nulla di preoccupante, dovrebbe recuperare per la gara di Cremona. Beh sì, credo di sì, che non ci saranno problematiche legate al suo recupero, anche perché ho la sensazione che contro la Cremonese, visto che comunque il Bari viene da una gara assolutamente positiva e soprattutto direi una gara contro, quella contro la Cremonese è comunque una gara, uno scontro diretto, una gara contro comunque una squadra di grande qualità, sicuramente non paragonabile al Frosinone, però comunque una squadra di alto livello, ho la sensazione che Grosso potrebbe essere orientato insomma anche a confermare molti dei calciatori protagonisti nella gara contro il Frosinone. Sicuramente mancherà Bascia, che è squalificato e sarà un'assenza pesante, visto comunque anche il rendimento che ha offerto nell'ultima gara, però per il resto credo che tutto sommato anche Kozak potrà essere riconfermato al centro dell'attacco, e questa è sicuramente una buona notizia, visto che comunque parlavamo da diverse settimane della possibilità di confermare un centravanti di ruolo per qualche partita di fila, in modo tale da fargli trovare quella confidenza con il campo. Intanto ieri successo del Foggia a Palermo per due reti a uno, quindi quest'ultima giornata di Serie B si conferma pro Bari. Luca, vedendo ieri il Palermo, poi uno si chiede, ma come hanno fatto questi qua a vincere e a dominare a Bari? Sembrava un'altra squadra. Ieri insomma è sembrata una squadra con tante difficoltà, comunque il Foggia ha vinto obiettivamente meritatamente la partita. Direi, come dicevi tu, che soprattutto i posticipi di questa giornata di Serie B hanno dato secondo me ancora una spinta in più al Bari. Questa spinta bisogna cavalcarla, bisogna sfruttarla, perché il Parma ha pareggiato in casa col Perugia, il Cittadella che comunque è a pari punti con il Bari ha perso in casa contro il Novara, e per finire il Palermo ha perso appunto 2-1 proprio contro il Foggia. Quindi direi che questi risultati devono darci quel quid in più anche per le prossime partite. Ed è un'ulteriore conferma che questo campionato è lungo, imprevedibile, tutto può succedere, quindi non quando il Bari era comunque in crisi, l'appello che facevamo era appunto quello, c'è ancora molto tempo. Poi se abbiamo parlato di crisi per quanto riguarda il Bari, ora si può parlare anche di una mini crisi per il Palermo, perché viene dalla sconfitta di Empoli, ora questo stop in casa con il Foggia, quindi se crisi è stata per il Bari, è crisi anche per Rosanero. E ora colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it, dove gli utenti iscritti stanno facendo un po' il punto su questo campionato di Serie B. Leggiamo qualche commento. Il moderatore Volder dice: questa Serie B non ha padroni, dovremmo cercare di ricordarcene quando ci girerà male, invece di farci prendere dall'isteria generale. Poi l'utente SV22: speriamo che questi risultati per noi positivi siano di ulteriore stimolo per far capire ai nostri che si può lottare anche per la promozione diretta, perché
secondo me con un paio di partite vinte siamo nuovamente lì. Poi l'utente Flaviano: questa per me sarà una stagione di preparazione alla prossima, quando tenteremo di andare in Serie A direttamente. Ora capiamo chi ci sarà l'anno prossimo, costruiamo la struttura portante della squadra del prossimo anno. Poi l'utente Jack Daniels 94: venerdì a Cremona bisogna vincere per cercare di avvicinarsi a quelle tre e di creare un distacco con chi ci segue, considerando lo scontro tra Empoli e Parma e il Palermo che va a Perugia. Poi l'utente McShemus: paradossalmente quest'anno, malgrado alcune lacune in difesa e in attacco, è la stagione con la migliore rosa che abbiamo mai avuto in questi anni. Purtroppo ci è capitato un campionato con delle big con un potere economico troppo superiore. Quindi diciamo la maggioranza degli utenti comunque si è addirittura convinta che il Bari possa riagguantare le prime tre. Diciamo che è comunque difficile, però in questa Serie B tutto è possibile. Leggo qualche messaggio giunto in redazione. Allora c'è Nostradamus che scrive: da Nostradamus un felice buongiorno, le mie visioni non si smentiscono mai. Se non sbaglio parlo di Vittoria, ora magari se ci rinfreschi un po' la memoria. Poi ciao ragazzi, sono Alessandro. Come ha dimostrato il Foggia, non ci sono squadre imbattibili. Peccato per Kragl, non credo che il Foggia si sia svenato per prenderlo. Bel giocatore, a me è sempre piaciuto Kragl. Poi ieri ha realizzato un grandissimo gol con un tiro spaventoso. Poi Boris: la vittoria contro il Frosinone ha riportato il sereno per dire se siamo usciti dalla crisi, aspettiamo qualche altra partita. Poi Antonio Dagliapigia: il Bari non è ancora uscito dalla crisi in quanto il gioco ancora latita, spero che il modulo resti questo, in difesa deve cambiare il compagno di reparto di Gomber, a centrocampo bene Henderson, in avanti ok, anche se Galano deve dare di più. Per quanto riguarda la prossima partita, Henderson al posto di Bascia per la prossima, quindi un Henderson regista. Poi venerdì a Cremona bisogna non perdere, in trasferta bastano i pareggi. Luca, battuta flash, Henderson regista, che ne pensi? Sì, io penso che possa giocare anche davanti alla difesa, perché è un giocatore che gioca a testa alta, ha un buon possesso palla, una buona tecnica individuale, quindi credo che anche in questo ruolo lui possa cavarsela egregiamente. Ma io credo che Grosso sceglierà un altro centrocampo, è la mia previsione, vediamo un po' se ci azzecco. Secondo me non schiererà né Petriccione né Magrone. Per me giocheremo con Henderson mezzala, Busellato finto play, chiamiamola così, e Teio mezzala destra, perché una partita, se magari la impostiamo in contropiede, avere un Busellato lì che recupera palla e magari la gira velocemente ad Henderson per eventuali verticalizzazioni, potrebbe essere secondo me una mossa tattica. Vedremo un pochino. E ora cambiamo argomento, vi facciamo ascoltare qualcosa di molto particolare. Gli amici di Nostalgia Bari, una pagina Facebook molto popolare, hanno intercettato via web l'ex difensore del Bari, Santiago Ladino. Sicuramente ve lo ricorderete, Ladino che addirittura nel 2009 ha vinto il campionato argentino con la maglia del Banfield. Ora Ladino studia per diventare giornalista sportivo e allora ascoltiamo cosa ha raccontato l'ex difensore del Bari. Tanto non capirai. Scusa per come parlo, ma non ricordo molto. Vabbè, l'aneddota secondo me più bella è avete stato giocando lì quando il Bari ha fatto 100 anni, non ricordo come si dice 100, 100. Vabbè, quella fu un'aneddota bellissima. Avete potuto stare giocando lì nel tempo che Bari ha fatto questo compleanno. Dopo un'altra aneddota, avete sido allenato per Conte, un altro allenatore Beppe Materazzi. Per me tutti e due allenatori hanno lasciato in me un ricordo bellissimo. Un'altra aneddota che ricordo è la partita che abbiamo vinto in Lecce, de visitante. Abbiamo giocato lì, Antonio Conte di allenatore, e abbiamo vinto una partita difficilissima, un altro ricordo. Vabbè, un bacio enorme e grazie mille amico. Radio Mi Piace.
questi ricordi di Santiago Ladino, Luca, un ragazzo che è stato bersagliato, insomma, continua a essere un po', diciamo, preso in giro dai tifosi perché non brillò tantissimo con la maglia del Bari, però come abbiamo appena ascoltato, comunque sia, questo ragazzo con molta umiltà ricorda molto molto bene gli anni a Bari e soprattutto quella vittoria con Conte in panchina nel derby a Lecce. Sì, insomma, ha dimostrato, insomma, di avere comunque dei ricordi, di voler dire, spiegare a modo suo, insomma, quello, tutto quello che gli è rimasto di Bari, quindi insomma è molto simpatica come intervista. E facciamo i complimenti agli amici di Nostalgia Bari. Poi c'è chi ci chiede: tra Venezia, Cremonese e Cittadella, quale potrebbe essere la possibile sorpresa per la Serie A? Beh, speriamo nessuna di queste tre. A me personalmente, tra queste tre, la squadra che piace di più è il Cittadella, nonostante l'ultima sconfitta. È una squadra che gioca bene, ha delle buone individualità e un ottimo allenatore. Poi, secondo l'utente radioascoltatore 1969, la regia verrà affidata sicuramente a Teio, che spesso ha impostato la manovra quando non c'era Bascia, con Buselato al fianco. Credo sarà l'unico cambio, quindi c'è quest'altra variante proposta dal nostro radioascoltatore. Bene, siamo giunti al momento dell'intervista, anzi, chiamiamola chiacchierata, con un uomo di calcio. Questa settimana abbiamo scelto un allenatore che conosce molto bene la Serie B, ma è stato anche un buon difensore con la maglia della Lazio. Sto parlando di Cristiano Bergodi. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato in questa prima parte di intervista. Tanto non capirai. Siamo con l'ex tecnico, tra le altre, di Modena, Brescia e Pescara, Cristiano Bergodi. Buongiorno mister, un piacere averla con noi. Buongiorno a voi. Allora mister, partiamo da lei. Ultima esperienza a Modena, club che è fallito purtroppo il 15 dicembre scorso, un triste epilogo purtroppo non isolato e sempre più frequente nel mondo del calcio. Sì, diciamo che l'ultima esperienza c'è a Modena e non è andata bene, anche se sono arrivato ovviamente a 8 partite dalla fine, quindi non era così semplice poter tirare sulla squadra ovviamente fatta da altri, quindi è stato tutto più complicato. Dall'altro, comunque la squadra ha giocato comunque bene in quelle gare, giocavamo un calendario anche molto molto difficile e quindi tra l'altro abbiamo incontrato anche il Bari, proprio a Bari, insomma lì abbiamo fatto una bella partita e quindi niente, è andata così, è andata male. Poi il Modena ha avuto diversi problemi purtroppo, già si trascinava da molto tempo e quindi poi è fallita insieme anche a un'altra squadra comunque, diciamo, importante, anche se poi sta continuando il campionato, che è il Vicenza. Mister, tornando a lei, nella sua carriera da tecnico, tante esperienze nel campionato romeno, cito qualche squadra: National Bucarest, Cluj, Rapid, Steaua Bucarest. Ecco, come mai questo feeling con il calcio romeno? Ma il feeling è nato così, diciamo, dopo, quando ho cominciato nel 2000, ho cominciato come allenatore in C, ho fatto un po' tutta la gavetta perché comunque era anche in eccellenza, poi in C a Sassuolo, all'epoca era il primo anno del presidente Squinzi, e a Imola, e quindi comunque in C formando un paio di squadre, per cui poi dopo ho fatto il secondo in Serie A Lazio a Lecce, dopodiché si era prospettata questa occasione di andare in Romania ad allenare una squadra in Serie A, il Nazionale di Bucarest, che era una squadra di Bucarest ovviamente, insieme alla Steaua, la Dinamo, la Rapid, erano, ci sono quattro squadre, insomma, e quindi ho così tentato questa avventura perché mi andava a rimettermi in gioco e tutto sommato ho avuto molta considerazione in Romania, effettivamente sono molto considerato là, ho fatto delle buone cose piano entrando in una squadra magari non di prima fascia, poi piano piano ho scalato un po' tutte le posizioni perché effettivamente ho allenato poi il Cluj che negli anni poi è diventato campione di Romania, ha giocato in Champions League, in Europa League e poi anche la Steaua che poi è la squadra più blasonata, è come se alleni insomma la Juventus della Romania, ecco, per cui insomma piano piano, un gradino alla volta, e l'esperienza mi è piaciuta perché tutto sommato insomma quando ti senti gratificato dai media, da anche i stessi tifosi, perché comunque si può dire scherzando mi conoscono più i romani d'Italia che gli stessi italiani, quindi comunque ho fatto questa esperienza, mi ero allenato perché da 6 squadre, un'altra esperienza ancora al tempo pure, sì, 3 anni fa, e quindi comunque ho avuto dei risultati apprezzabili per cui ho sempre dei buoni rapporti con il calcio, la rumeno, insomma tra l'altro adesso gioco
Ecco. Non stavo bene, poi sono tornato in Italia, ho avuto la possibilità di allenare a Modena, ecco, Brescia, Pescara in Serie A, ecco, un'occasione in Serie A, purtroppo era un momento un po' difficile per una squadra che non era pronta magari per fare, diciamo, la Serie A, ecco. Mister, prima ha parlato di Cluci, le faccio un nome, Razvan Zamfir, le dice niente? Beh, io diciamo che ho così, non un feeling, però ho avuto la possibilità, diciamo in passato, poi dopo presero Andrea Campone, tra l'altro mio compagno di squadra a Pescara di Galeone, insomma, Pescara degli anni 80, insomma, e quindi è venuto poi Andrea al posto mio, però ho avuto la possibilità di avere un colloquio, insomma, all'epoca, quando, mi sembra 2 o 3 anni fa, c'era Rosman come direttore sportivo, sì, 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 sì. E c'era presidente, mi sembra, ecco, Paparesta. Paparesta, ecco, e sono venuto a Bari a fare un colloquio quando era stato cambiato l'allenatore, poi comunque avevano deciso di prendere, ovviamente c'erano altre soluzioni, hanno preso comunque poi di Andrea Campone. E niente, Rosman è stato un personaggio, cioè, importante anche in Romania, perché comunque è importante in Romania, perché comunque ha costruito lui, diciamo, insieme ad altri, il Cluj, fatto insomma delle grandi vittorie, insomma, un campionato, in Supercoppa, nelle Coppe di Romania, insomma un Cluj che ha vinto tutto, diciamo, a livello nazionale, e poi dopo si è comportato anche bene in Champions League, perché un anno riuscì a fare bene anche nel girone del Manchester United, arrivando insomma al terzo posto, e poi essendo eliminato solo per la differenza degli scontri diretti, insomma, credo. E quindi comunque Razvan lo ricordo sempre con piacere, lui mi aveva chiamato lì a Bari, poi dopo non se ne ha fatto nulla, però sono sempre comunque riconoscente. Lui, quando, ecco, io ero in Romagna, lui era procuratore dei giocatori, faceva il procuratore, poi dopo ovviamente aveva molte conoscenze, conosce bene i giocatori, per cui l'ho messo a scegliere, quindi insomma dopo è venuto in Italia e è stato lì a Bari, insomma, quando sono venuto qui ho avuto la possibilità di parlare con lui, con la presenza del papà, del presidente di Paparesta, di Rosa, per papà Romeo, lì nell'ufficio dello stadio San Nicola, e quindi comunque insomma mi ha contattato, mi ha fatto una chiacchierata. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Radio Mi Piace. Bene, rieccoci, siete sempre qui su Radio Mi Piace. Vi ricordo il quesito odierno: secondo voi il Bari è uscito dal tunnel della crisi? Abbiamo ascoltato questa prima parte dell'intervista a Cristiano Bergodi, Luca Bergodi, che ci ha svelato un retroscena, diciamo, se ne parlò all'epoca, però ci ha dato la conferma, era un serio candidato per la panchina del Bari, ci ha parlato di questo colloquio con Zamfir e Romeo Paparesta al San Nicola, poi il Bari scelse Campone. Chissà, magari con un allenatore un po' più pratico come Bergodi quella stagione poteva andare in maniera diversa, oppure no? Che dici? Ma no, credo che comunque Campone, nonostante tutto, abbia fatto il massimo con le risorse a disposizione, perché lo abbiamo ribadito più volte, ci fu un mercato di gennaio che comunque non rinforzò adeguatamente la rosa, anzi probabilmente la indebolì in molti ruoli, quindi fece sicuramente il massimo. Poi onestamente quello di Bergodi è un profilo che non mi entusiasma, anche perché dal punto di vista del calcio italiano, come diceva anche lui, ha avuto poche diciamo possibilità fino ad ora di mettersi in mostra. Sì, 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 Bergodi, che come abbiamo sentito ha fatto molto molto bene invece in Romania. Bene, ora invece ascoltiamo la seconda parte dell'intervista al tecnico Cristiano Bergodi. Tanto non capirai. Giornata interlocutoria, quest'ultima, che possiamo definire pro Bari, perché il Bari poi alla fine ha guadagnato punti quasi su tutte. Beh sì, assolutamente, perché comunque adesso aspettando magari
al Bari è riuscito insomma a guadagnare dei punti sul Parma, sulla Cremonese, sullo stesso Venezia, Cittadella, durante la gara erano in vantaggio, però poi comunque alla fine c'è stato un pari, per cui il Bari mi sembra sia una giornata, però Bari effettivamente la squadra insomma che ha fatto una bella partita, che forse in attesa, nel senso diciamo che forse una giornata più difficile, perché incontrava secondo me forse una delle forse la squadra più forte insieme con penso con Empoli, secondo me. Il Frosinone, e quindi infatti ha comunque faticato, il Frosinone ha tenuto in mano anche il gioco, comunque una squadra veramente forte, però proprio in questa giornata, come diciamo, in attesa, insomma, è riuscita a battere il Frosinone, quindi ha fatto un grande risultato e quindi l'ha rilanciata in zona playoff assolutamente. Per Bari secondo me è una bella squadra, cioè ha un parco giocatori importanti davanti, a dei giocatori forti, neanche tanti, davvero quando hai davanti in prota, poi adesso è arrivato il Kozak che è un giocatore che accanto subito l'ha subito fatto gol. Quindi, ecco mister, la interrompo, a proposito di Kozak, Libor Kozak, ex attaccante della Lazio, lei che insomma, possiamo dire anche tifoso della Lazio, no, possiamo dirlo, sì, se lo ricorda? Sì, sì, certo. Se lo ricorda i tempi della Lazio? Molto bene, no, me lo ricordo molto bene, è un giocatore fisico che fa della sua caratteristica proprio principale la sua forza, no? Cioè il fatto di la presenza dentro l'area, la forza che hai, quindi tant'è vero che avete visto ovviamente quel gol che ha fatto domenica, proprio sabato, proprio perché in mezzo a un nuvolo di giocatori ha fatto valere la sua presenza fisica, ha fatto un bel gol di testa, quindi è un giocatore che me lo ricordo bene, sì, nella finale della Lazio, poi in prima squadra, tra l'altro aveva segnato mi sembra l'ultimo gol in Italia, che era nel 2013, no? Se non sbaglio aveva fatto anche dico con la Lazio pure in Europa League, quindi un giocatore importante per il Bari, un giocatore importante, come sono importanti gli altri, ma una bella squadra, probabilmente vedo così, ecco, a notare insomma quello, visto che mi sono un po' comunque al di là informato sul Bari, che è una squadra che magari come gol subiti delle 6-7 squadre che stanno delle 6 squadre, sì, stanno nei playoff, è forse quella che ha subito un po' più di gol, no? rispetto alle altre, sì, no? E quindi magari forse potrebbe migliorare in quel senso, insomma. Ha visto la partita, si è visto un Bari diverso, un Bari quasi operaio che ha badato al sodo, meno possesso palla, più pressing, più contropiede. Crede che questo sia un modo di giocare vincente in Serie B e che si possa adattare alla rosa del Bari? Perché insomma ci sono tanti calciatori di qualità. Questo sì, secondo me sì, perché comunque altri giocatori, in caso di Gamba davanti adesso, ben al di là dell'attaccante centrale, sono giocatori comunque bravi, insomma comunque esplosivi, insomma anche se Prota, Galano, sono bravi, c'è giocatori anche tecnici e anche gli altri, quindi comunque ha una squadra, ripeto, davanti importante, quindi comunque come ha giocato domenica ha giocato sì a livello diciamo di una squadra orgogliosa, una squadra che non ci stava aperta, insomma incontrava la finale della classe, una squadra coraggiosa anche, no? Soprattutto nel secondo tempo, e quindi magari se l'è meritato la vittoria, perché ripeto, giocata contro il Frosinone che comunque ha tenuto in mano il gioco, perché comunque la partita vedendo insomma ha tenuto in mano, cioè si è visto una squadra forte quella del Frosinone, per cui aver vinto credo che possa solo deporre a favore del Bari, che non è molto continuo, ecco, quest'anno, però è una squadra che secondo me arrivando alla fine del campionato e nei playoff è quella che forse darà più filo alla torcia alle altre, la vedo secondo me. Se ne porta la testa, ecco, tra le tre più forti, ecco, tra Empoli, Frosinone e Palermo, quella che rimarrà fuori in gioco forte, no? Sulla promozione diretta, insieme a Bari, credo che sono quelle più importanti. Ecco, mister, in queste ultime settimane a Bari si è parlato molto, forse troppo, di pressione, di un ambiente difficile. Ecco, lei che ha giocato 160 partite con la Lazio, crede che giocare in un ambiente come quello di Bari possa essere un valore aggiunto o un handicap? Beh, guardi, un po' tutte e due le cose, perché ovviamente come nelle grandi piazze, no? Come Roma, Milano, queste, no? Nelle grandi piazze è chiaro che Bari è una piazza importantissima per questa categoria, è un pubblico entusiasta, insomma, che è caloroso, per cui insomma l'abbiamo visto tempi da giocatore, anche da allenatore quando si sono andato a giocare contro, è una piazza che c'è il pubblico e ti dà qualcosa, secondo me è un valore aggiunto sicuramente, però poi nello stesso modo magari quando le cose non vanno bene tende magari a appesare
scorso anno, ecco, che noi siamo venuti col Modena, mi sembra che in quella scorsa di campionato di Andrea Campoli ci fu una contestazione, nonostante insomma, la squadra è una squadra comunque buona, competitiva, per cui un po' tutte e due le cose, diciamo, però sicuramente adesso se il Bari comincia a prendere un po' di fiducia, di rendimento, di risultati, magari anche, ripeto, fuori casa, in casa che hanno famoso dei due ragazzi, no? Che erano della Tieri, che erano l'anno che no, che erano in difficoltà, in quell'anno lì fecero, non so, i playoff quanti spettatori al stadio San Nicola, clamoroso, insomma, non è fantastico, perché comunque, ripeto, cioè a Bari si tiene volentieri, che la squadra, insomma, è una squadra che viene sorretta molto dal pubblico, però certo, al contrario, però bisogna pure sapersi convivere, sapere gestire, cioè se vai a Bari un giocatore sa che è anche un allenatore, è una personalità, il carattere. Perfetto, mister, io la ringrazio per essere intervenuto ai nostri microfoni, le faccio un grosso in bocca al lupo e le svelo una cosa. In pratica quasi tutti gli allenatori che intervengono da noi dopo un po' trovano panchina. Ultimo esempio, Mimmo Di Carlo. Lo prendo come un augurio, la ringrazio. Certo. Speriamo che sia vero, ecco. E poi la ringrazio. È mia buona abitudine mandare un SMS, un messaggio all'allenatore quando viene assunto, ricordandogli, ti ricordi? E lui, potevi chiamarmi prima. Va bene. Buon lavoro anche a voi. Radio Mi Piace. E questo Cristiano Bergoglio, abbiamo scoperto che è un tecnico molto molto serio e anche simpatico, quindi una piacevole chiacchierata. Bene, Bergoglio che conosce molto bene Kozak, ne ha parlato molto molto bene, quindi Luca ha parlato di un giocatore che magari ha quella prestanza fisica che probabilmente in Serie B pochi attaccanti hanno, e quello è comunque un valore aggiunto, perché io anche prima del gol nella partita contro il Frosinone comunque notavo questa gara di sacrificio, gioco di sponda che difficilmente riesci a trovare. Forse Ciofani è l'unico attaccante in Serie B che ha quelle caratteristiche. Sì, è vero, è un calciatore fisicamente potente, e lo sarebbe ancora di più se insomma avesse ancora più forza nelle gambe, perché ho notato che in alcuni movimenti, probabilmente anche diciamo per ovvi motivi, non è ancora il Kozak che insomma giocava nella Lazio e dominava anche fisicamente in Europa League qualche anno fa. Deve ritrovare questa esplosività, questa forza anche nelle gambe. È chiaro che comunque un gigante come lui non possa avere quei movimenti comunque magari che possono avere punte come Sissé o come Nenè, però ritrovare un po' di forza, un po' di agilità sicuramente potrà aiutarlo. Bene, siamo giunti al momento della rassegna stampa di Tanto Non Capirai. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che titola: Bari via il casting per il regista, Grosso alla carta Petriccione, Marrone a centrocampo, l'altra ipotesi senza scartare Busellato. Cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport, articolo di Franco Cirici che titola: Svolta societaria, la strategia Bari, bagliori di futuro, punta sui giovani e limita i prestiti. Il DS Sogliano ha deciso di patrimonializzare il club, 39 i giocatori di proprietà, molti in carriera. C'è una filosofia che va oltre il campionato, quindi Franco Cirici che va ad analizzare un po' quello che è l'organico del Bari tra calciatori di proprietà e calciatori in prestito. In pratica i calciatori di proprietà sono 23, poi ci sono 7 calciatori in prestito e poi ci sono 15 calciatori del Bari in prestito ad altri club. Luca, come abbiamo criticato giustamente Sogliano per altri aspetti che, come avrete capito, vanno oltre il discorso mercato, perché tutto sommato l'ultimo calciomercato, soprattutto estivo, non è andato male, però lo critichiamo per altro, per altre cose che abbiamo ribadito più volte, però c'è anche da dire che in effetti Sogliano ha iniziato quest'opera di patrimonializzazione, come dice Cirici, che è sicuramente importante per un club come il Bari. Beh sì, un club che comunque ha bisogno di trovare anche delle risorse, di poter poi in futuro realizzare delle plusvalenze, quindi
direi che da questo punto di vista il lavoro che si sta portando avanti è un lavoro chiaro. Anche nell'ultima conferenza stampa Sogliano lo ha evidenziato, ha detto che comunque l'intenzione è proprio quella di organizzare il club in maniera diversa, con comunque dei profili giovani che sono arrivati, su tutti chiaramente Henderson, lo stesso Andrada che è arrivato dall'Argentina, Anderson per quanto riguarda il mercato estivo, comunque Petriccione che è stato un altro investimento estivo di assoluto rilievo, quindi tutti i calciatori che potranno formare il Bari del futuro, comunque essere delle risorse economiche importanti per questa società. Assolutamente sì, e per questo non possiamo che fare i complimenti al direttore sportivo. Bene, veramente tutto per quest'oggi. Vi ricordo che le repliche di Tanto non capirai sono disponibili sul canale ufficiale YouTube di Radio Mi Piaci, sono anche su Spreaker, quindi ascoltabili come podcast, ma sono anche su Facebook, sulla pagina ufficiale di Radio Mi Piaci. Allora ringrazio e saluto Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani. Ciao Nicola, buona giornata a te e a tutti i tifosi del Bari che ci hanno ascoltato. Ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Tanto non capirai, torna quindi domani qui su Radio Mi Piaci con una nuova puntata. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.